Chi non lo sapeva e si è recato in centro per il tradizionale mercato del sabato è rimasto spiazzato. I banchi, infatti, sono stati trasferiti temporaneamente sul Faxal per due sabati, oggi e sabato 17 maggio. La motivazione è legata alla concomitanza con l'allestimento della mezza maratona in programma domani e la celebrazione dei caduti di tutte le guerre. I piacentini hanno mostrato di apprezzare la collocazione dei banchi lungo il viale alberato. Sì, è meglio qui, direi, io mi trovo meglio qui. Qua? Preferisce? Sì, sì, mi levo. È perché è più comodo, si passa e c'è tutto davanti e poi c'è più fresco. Si sta bene qui. Molto meglio qua, secondo me, anche perché io abito qui vicino. Poi c'è più spazio. Meglio c'è qua, più... ma d'estate però, d'estate. Direi. D'inverno no. Ma d'inverno c'è no, c'è umido qua. Qua 100.000 volte. Contrastati invece gli operatori commerciali, i titolari dei primi banchi all'imbocco del Faxal nella zona di Barriera Genova sorridono soddisfatti dell'andamento della mattinata. Siamo molto soddisfatti di questa ubicazione, vedo che i clienti anche loro sono approcciati a questo mercato con tanta soddisfazione. Molto bene, il lavoro forse non ancora così bene perché la gente ha bisogno di abituarsi. Gli operatori però sono molto contenti e anche gli utenti sono molto contenti del mercato qui su Faxal. Per noi è più comodo, c'è più gente, però non sono abituati per il momento, oggi sono a passeggio. Qua vale 100.000 volte, se poi spendono uguale non c'è, però anche più libro, c'è aria, c'è tutto. Sembrerebbe per il momento bene, poi vediamo. Mentre quelli nelle ultime postazioni nei pressi di Piazzale Libertà hanno mostrato il loro rammarico. Potevo stare a casa, forse era meglio, basta. Insomma, speravo meglio. Qua c'è, diciamo, meno passaggio. La gente c'è in giro, però secondo me spostamento così senza che la gente lo sappia, perlomeno la clientela così, non viene, fai poco. Molto male, molto molto, è troppo dispersivo, è troppo lungo come mercato e quindi... fa un quinto dell'incasso.